Ci sono eroi dell'umanità spesso dimenticati dagli uomini e dalla storia. Uomini che hanno rifiutato di barattare la propria coscienza con il denaro, con la fama ed il potere, seppur consapevoli che nella grande storia si ricorda più spesso il vincitore di una battaglia piuttosto che uno scienziato che ha detto no ad un progetto di morte. Uno di questi eroi è Franco Rasetti, il fisico nucleare che a metà degli anni 20 lavorò a fianco di Enrico Fermi al Regio Istituto di Fisica di Roma, in quel gruppo di giovani scienziati che diventerà famoso con il nome I ragazzi di Via Panisperna, menti eccelse che con i loro studi sull'atomo consentiranno al loro maestro Enrico Fermi di essere insignito nel 1938 del premio Nobel per la fisica. Ma proprio quando la fama ed il successo premiavano le scoperte di questo gruppo di scienziati, Franco Rasetti, chiamato a partecipare da Enrico Fermi al progetto Manhattan, nel quale si sarebbe sperimentato l'uso militare dell'energia atomica, si rese probabilmente conto dell'immenso danno all'umanità che si sarebbe potuto causare con il distorto uso di quelle loro scoperte. Fu allora che disse no al suo maestro Enrico Fermi, consapevole che con questo suo rifiuto avrebbe rinunciato per sempre agli onori accademici e ad un posto di rilievo nella storia della scienza. Eppure ci sono anche persone che non dimenticano chi ha messo l'umanità ed il progresso al primo posto della scala dei suoi valori. Questa puntata di Collezione Piccoli Musei è dedicata allo scienziato Franco Rasetti e al museo che i cittadini e le istituzioni del suo paese natale hanno voluto tributare al loro ragazzo di Via Panisperna, l'uomo che disse no alla bomba atomica. Ciao Claudio! Ciao Marco! Come stai? Bene! Prego, accomodati! Claudio, chi ha allestito questo museo? A questo percorso museale è stato allestito appunto dall'Associazione Franco Rasetti, che ha come obiettivo quello di promuovere e coltivare la memoria storica dello scienziato, del fisico, ma non solo, anche paleontologo e entomologo Franco Rasetti, nato a Pozzuolo appunto il 10 agosto del 1901. Era uno degli scienziati della scuola di Via Panisperna a Roma, A Roma. la scuola di fisica fondata da Orso Mario Corvino, che aveva attribuito una cattedra di fisica a Enrico Fermi. Esatto, Enrico Fermi che sostanzialmente sin dal 1918 è l'amico di Franco Rasetti. Franco Rasetti non si è scritto a fisica ma si è scritto a ingegneria, Sì, ma le lezioni di matematica e di fisica all'Università di li Pisa, facevano alla Normale insieme di ai Pisa. normalisti e qui conosce Enrico Fermi. Sarà lo stesso Enrico Fermi che convince Rasetti a passare da ingegneria a fisica nel 22. E da questo momento in poi la loro amicizia si rafforza e nel 1926 appunto Orso Mario Corvino istituisce la prima cattedra di fisica teorica in Italia, perché in Italia la fisica teorica era insegnata dai matematici. Enrico Fermi vince la cattedra a Roma e quindi inizia il percorso di Via Panisperna e vicino a un fisico teorico correva un fisico sperimentale di alta qualità, tra cui Franco Rasetti, e viene per questo chiamato da Orso Mario Corbino nel 1927. Ma lui che bambino era? Era un bambino molto molto intelligente, avevo la particolarità era la sua grande memoria. Tu pensa che la madre raccontava, quando era più adulto,
che lui era in grado di ricordarsi la pagina di un libro dove aveva letto un nome, dirti a che pagina si trovava quel nome. Si cimenta nel dipingere, un'arte che gli viene insegnata dalla madre, riesce a riconosce già diversi insetti, questa altra tecnica insegnata dal papà, che era un agronomo presso l'università di Pisa, che poi diventerà direttore delle più grandi cattedre ambulanti d'Italia. Lo zio era Gino Galeotti, che era un patologo, e Gino Galeotti introduce Franco Rasetti verso i primi concetti di termodinamica, ma anche la passione per la montagna, perché insieme al figlio di Giuseppe Levi venivano portati in montagna per fare degli esperimenti di patologia generale, soprattutto per quanto riguarda l'escursione termica o la fatica a certe altitudini. Che vedi di Franco sono disegni che lui utilizzava, appunto, sono originali? Sì, questi sono i suoi disegni che fanno parte appunto del nostro archivio storico, e era una delle tecniche per classificare i fossili del periodo cambriano, in particolare questi sono del Canada. Lui è stato premiato in Canada per lo studio sui fossili canadesi, in particolare del periodo cambriano. Esatto. Cioè parliamo di 500 milioni di anni or sono, sbaglio? Esatto. Claudio, questi sono sci antichi? Sì, questi sono gli sci di Franco Rasetti. Franco Rasetti appunto era un grande appassionato di alpinismo e di sci. E appunto in queste escursioni, che avevano anche un aspetto scientifico, ma c'era anche quello ludico, quello del divertimento, ecco perché Franco si avvicina alla passione dei sci, ma non solo, sarà anche uno dei più esperti alpinisti del gruppo di Via Parisperna, perché in realtà la montagna nel gruppo dei fisici degli anni 30, del periodo di Via Parisperna, era un po' una moda. Una passione che... per la natura, che qualcuno ha estrinsecato verso la parte più intima della natura, che è quella dell'atomo, mentre Rasetti ha probabilmente colto nella sua mente così geniale il fatto che questa grande energia che si poteva sviluppare dall'atomo poteva essere usata in maniera non proprio positiva verso l'essere umano, quindi lui si nega all'uso della sua scienza per usi militari, quindi non accetta, come esatto, sappiamo, l'invito di Fermi ad aderire, a studiare insieme a lui a quel progetto denominato Progetto Manhattan, nel quale poi si svilupperà la bomba atomica. Ma Franco rimane veramente turbato dopo le bombe di Hiroshima il 6 agosto e la bomba di Nagasaki il 9 agosto del 45, al punto tale che dirà: la fisica ha venduto l'anima al diavolo e non avrei mai pensato che uomini con cui avevo collaborato potessero fare armi di distruzione di massa. Gli italiani scoprono come ottenere radioattività in modo artificiale utilizzando i neutroni, dopo che Coniglio, Curie e Gigliotti diranno al mondo che la radioattività artificiale si poteva ottenere. Certo, per questo motivo e per il fatto di aver intuito che ci poteva essere un agente che poteva rallentare il bombardamento del nucleo con i neutroni, Enrico Fermi nel 1938 viene insignito del premio Nobel. Esatto, Enrico Fermi nel 1938 viene insignito del premio Nobel, è molto preoccupato per la moglie Laura Capone, inizia il periodo delle rappresaglie nei confronti degli ebrei, non dimentichiamo. Vogliamo dire che in quello stesso anno si consuma una delle pagine più infami della storia italiana, cioè le leggi razziali. Esatto. Quindi la moglie di Enrico Fermi era di origine ebraica,
Africa, e quindi la famiglia Fermi pensa bene, esatto, di fuggire, di espatriare. E va, Ivane, dopo aver ritirato il premio Nobel a Stoccolma, poi andrà negli Stati Uniti, a Chicago, e in realtà questo è il momento, 1938 è il momento in cui i due si dividono definitivamente. Certo, però si dividono, ma anche gli altri ragazzi di via Panisperna hanno un po' lo stesso destino, vanno all'estero, in questo caso Rasetti va in Canada. Rasetti andrà in Canada nel 1939, Ettore Majorana, il grande caso, il mistero di Ettore Majorana scompare nel 1938, Bruno Pontecorvo già dal 27 era in Francia, poi andrà in Inghilterra e poi negli anni 50 andrà in Russia, Emilio Segre andrà a lavorare al progetto Los Alamos e in Italia rimarrà solo Amaldi, ed ecco perché nel dopoguerra tutti i più grandi testi di fisica erano scritti appunto da Amaldi. Amaldi è l'unico del gruppo che rimane in Italia. Rasetti andrà in Canada, i canadesi vogliono che lui rilanci la facoltà di fisica appunto in Quebec. E allestisce fra l'altro un laboratorio in pochissimi giorni, creando proprio gli strumenti per fare gli esperimenti, cioè soffiando da solo il vetro che serviva a fare gli alambicchi, eccetera, eccetera. Oggi noi conosciamo il CERN di Ginevra, dove vengono investiti alta tecnologia, ovviamente. Voi pensate che questi giovani pionieri in alcuni casi facevano quello che hai detto tu, cioè costruivano i mezzi per la ricerca proprio da loro. E se pensiamo che un paio di sci era costruito in questa maniera così rudimentale, possiamo anche immaginarci come fossero gli strumenti scientifici dell'epoca, con i quali fra l'altro questi grandimenti compivano degli esperimenti che erano assolutamente empirici. La grande intuizione di Fermi fu quella di far passare i neutroni attraverso della semplice paraffina per rallentare la loro esatto, energia. Questo esperimento che Fermi farà da solo, nel senso che praticamente pone tra la sorgente che crea il neutrone e l'elemento da bombardare una lastra di paraffina, e la logica voleva che, essendo un oggetto che si contrappone tra le due sorgenti, i neutroni rallentassero. Invece lui nota stranamente che i neutroni rallentano la propria velocità, ma la radioattività aumenta, perché c'è un elemento fondamentale che è l'idrogeno. Stesso esperimento verrà fatto la sera nella fontana di via Panisperna, dove c'è l'acqua e quindi c'è ricca di idrogeno, e otterranno gli stessi risultati. In questo luogo non sono raccolte solamente memorie dell'illustre scienziato, ma alcuni suoi concittadini hanno voluto donare al museo le loro collezioni come tributo di gratitudine allo studioso che disse no all'energia atomica, dando esempio di come la scienza dovrebbe essere sempre al servizio dell'uomo e della natura. Questi sono fossili marini. Sì, esatto, questi sono fossili marini che si trovati in particolare nelle nostre zone, curati da Mario Morellini, che è il naturalista che collabora con noi, e che testimoniano la presenza del Mar Tirreno nelle nostre zone. Nei pressi del lago Trasimeno, ma nel passato geologico di questo luogo c'era il mare. Esatto. Il filo conduttore che lega queste collezioni a Franco Rasetti è comunque la paleontologia. Questa è un'altra collezione di fossili. Sì, questa è un'altra collezione di fossili del naturalista Mario Morellini, che collabora con noi appunto per i laboratori e per le esposizioni che avete visto.
Queste? Questa è una serie di piante officinali raccolte da Tiberio Borgia e che ci sono state donate appunto da lui e che rappresentano le vere piante della zona collinare del Casilano. Franco Rassetti muore all'età di 100 anni, quindi una vita dedicata alla scienza, dedicata alla natura, e si può dire che questo lungo arco temporale lui l'abbia vissuto con una coscienza serena e tranquilla di aver fatto il bene dell'umanità. Senti, ho visto la lettera di un cardinale che poi in seguito diventerà papa. Sì, Papa Pio XII, che era praticamente il Cardinal Pacelli. Perché il Cardinale Pacelli perora la causa di Rassetti? Il Cardinale Pacelli scrive in quella lettera a Franco Rassetti per la collaborazione tra il Vaticano e Franco Rassetti, collaborazione che io ritengo sia poi sbocciata nel libro I Fiori delle Alpi, che sarà appunto finanziato dall'Accademia dei Lincei. Un umbro che dice no alle armi e sceglie la pace. Questo riconoscimento gli viene dato nel 2003 anche dalla Chiesa Cattolica, che lo riconosce quale umbra terra di pace, e viene dato questo meritato riconoscimento a Franco Rassetti.